Allora, sono contentissimo per questa gara, nonostante l'acqua e il tempo che non ci ha favorito affatto. Abbiamo avuto ottimi risultati, abbiamo vinto, siamo stati molto bravi a vincere qua a Murano. Le macchine sono andate bene,
aspettiamo ora se si fa San Patello, se non abbiamo chiuso per quest'anno, non ci hanno con ottime risultati anche per il club, non per convertire lei. Flori, allora? Niente, come diceva Salvatore, c'è stato il maltempo, acqua, però è andata è andata di lusso la gara. Di lusso, certo, perfetto, ok. Come altro, gara bellissima. Stai prendendo sempre più confidenza con la macchina, stai stando sempre di più con la macchina. Sì. I giovani arrivano, ecco che... Allora, questo splendido 112 col motore 1004, che ti dice? Come va? Va bene, mi sto prendendo di confidenza con la macchina. Mi sono trovato bene oggi. Abbiamo portato un ottimo risultato, sono contento, molto contento. Bene, poi col 112 hai Salvatore che sicuramente ha da darti mille consigli. Non mi seguono. Non ti seguono, no! Non mi seguono, quest'anno... Nessuno, in poche parole. No, mi fanno lottare con loro, perché per stargli vicino a loro, che hanno macchine più forti della mia, a rischio di qualche volta che... Quanto prende spazio... della vostra, guarda. Mi stanno provocando. Mi stanno provocando proprio al maso, diciamo. Vabbè, è sempre Oppido Mamertina Racing, sì, sempre. Sicuramente. Grazie a tutte e tre. Grazie a te. Ciao. Grazie. Gruppo 1 Italia e 1 1004. Terzo classificato Rocco Rinaldi. Secondo classificato Francesco Stro. Sì, è un problema da me. Dobbiamo chiamare. Però è arrivato secondo assoluto nello challenge slalom Calabria e vince in un'altra categoria, non vince niente. Perché lui cambia macchina. Non deve cambiare. Se lui cambia macchina non vince, purtroppo. Chiamiamolo perché è un promotore insieme alla famiglia Novello del Slalom di Cellara, Michele Bozzo. Ecco te lo dico io, non quello che dice tu. Prego, augurone, augurone.